Vi siete mai chiesti come nasce la passione per qualcosa? A volte nasce da un dispiacere. Oggi vi raccontiamo la storia di un uomo che, girando per i paesini della Valsugana, vedeva delle opere d'arte e di scienza ormai completamente abbandonate da tutti. Lui è Mauro Giongo e loro sono le Meridiane. Da qui la sua voglia di studiare, scoprire e imparare come realizzare una meridiana. Nella sua baita delle Meridiane potrete scoprirne tante diverse una dall'altra. Mauro con semplicità vi racconterà la magia del tempo letta con strumenti del passato, vere opere d'arte. Molto tempo fa, osservando su antiche case, soprattutto in alcune chiese, delle Meridiane grandi, piccole, quasi sempre abbandonate o non curate, cancellate dalle intemperie e dall'incuria dell'essere umano, cercavo di capirle e capirne il modo di progettarle. Ricostruiamo quello che ha fatto Foucault nel 1750 per dimostrare che la Terra gira. Abbiamo la corda che tiene il pendolo, questo si mette ad oscillare e piano piano abbatterà quei birilli che indica il fatto che la Terra sottogira. Sono nato alla Vis, in un maso, dove bisognava arrangiarsi con quel che è, e quindi aggiustare, adattare, smontare, soprattutto capire come funzionano le cose. Ho costruito la mia prima meridiana seguendo le istruzioni, rubando da una rivista trovata per caso. Questa invece è stata la prima meridiana che ho costruito qui. Questa meridiana è dedicata a Lucia, che è mia moglie, i miei amici, anzi un amico e un'amica, che mi hanno dato una mano a pitturarla. Ecco, questa è la meridiana dedicata alla mia nipotina Ilaria. Il particolare è un orecchino della nonna che il giorno e l'ora del compleanno viene illuminato dal sole che passa attraverso quel foro, si chiama foro gnomonico. Questa invece è una meridiana di Modigliani, la chiamiamo, perché alcuni esperti classificati dicono che è stata fatta da Modigliani e poi inserita nel muro. E qui eravamo durante la prima guerra mondiale tra il confine tra gli austro-ungarici e gli italiani. Nel 1916 è successo che un ragazzo austro-ungarico e una ragazza di qui si trovavano a Pontecogno, che dista un paio di chilometri, in quei giorni lì, dal 3 al 7 di novembre, anzi di novembre, e poi non si sa né dei figli, in quei tre giorni c'è scritto, poi è un po' una leggenda oppure la realtà, io penso che sia la realtà. Questa meridiana la chiamiamo la meridiana dell'Off, dell'uovo, ci sono segnate il meridiano che passa per qui, 11 gradi, 26 primi e 47 secondi, e questo invece è il parallelo, sono 46 gradi, 5 primi e 23 secondi. Questa meridiana di Trautzen, in onore del paese che mi ospita, indica oltre il mezzogiorno anche i mesi, praticamente in basso è il solstizio d'estate, in alto il solstizio d'inverno, quella linea tratteggiata sono i due equinozi. La luce viene presa, siccome siamo in una parete a nord e non è illuminata dal sole, viene presa da uno specchietto che si trova sul tetto, un piccolo specchio che la riflette, difatti queste si chiamano meridiane a riflessione.